del Bosco di San Nicola per raggiungere appunto il tratturo che scorre più a valle. Gli anziani abitanti delle contrade attraversate da questa strada ricordano che essa, in tempi non molto remoti, fosse percorsa allo scopo di raggiungere il tratturo Castel di Santa Lucera dagli abruzzesi, ossia dai pastori e dalle loro greggi. Ma la strada era attiva già nel Medioevo. Infatti, in un documento notarile databile alla fine del XV secolo, essa viene definita Via Antiqua. Lungo il suo corso si trovavano le chiese antichissime di San Nicola. Dei Caprile, San Valentino e Santa Maria in Ranula. Con tale percorrenza dovrebbe coincidere inoltre quella che fonti diplomatiche databili tra l'età normanna e l'età gioina denominano, utilizzando un odonimo latino e verosimilmente premedievale, Via Tabiniana. Le ricerche di topografia archeologica effettuate negli ultimi anni lungo il suo corso attestano, in effetti, come essa lambisse con ogni evidenza, dall'epoca imperiale all'età tardoantica, una serie di ville. Ma non erano solo i pastori e le moltitudini costituite dal loro gregge a percorrere il tratturo, la cui pista è stata calcata più di una volta nel corso del Medioevo da eserciti implicati in vicende belliche importantissime. Solo a titolo d'esempio si può citare quanto riferito da Leone Ostiense a proposito della discesa di Arrigo II di Sassonia in Italia, volta a contrastare i bizantini, i quali avevano stabilito il confine settentrionale del loro catapanato lungo il Fortore. Questo imperatore, varcate le Alpi e diretto a sud, si ritrova nei primi giorni di febbraio del 1222 a Campo di Pietra. Da questa località, seguendo il percorso costituito appunto dal tratturo Castel di Sangro Lucera, varcherà il confine del catapanato. Il blocco di contrade costituito dal Bosco di San Nicola, Pescarello e Selvotta è caratterizzato altresì, dal punto di vista idrografico, dal percorso di un importante affluente del Tappino, che viene ai nostri tempi denominato Torrente Carapelle. È interessante notare come esso sia stato identificato nei secoli con nomi diversi da quello che oggi lo segnala. Quest'ultimo costituisce, del tutto verosimilmente, evoluzione fonetica di un idronimo latino, Caprilis. Da un atto notarile risalente alla fine del XV secolo si apprende che il comprensorio che verrà definito in seguito Bosco di San Nicola si chiamava allora, e verosimilmente già nei primi secoli del Medioevo, Caprile, appunto. Il toponimo, che allude all'allevamento diffuso di capre, o forse alla selvatichezza dei luoghi, caratterizzati effettivamente da un paesaggio molto tormentato, è diventato, come sovente capita, idronimo, ad identificare il torrente che delimita a est il Bosco di San Nicola, cioè appunto il Caprile. Il torrente Carapelle è conosciuto invece nei documenti archivistici pietracatellesi degli ultimi due secoli come Fiumarello di Elsi, oppure, con eloquente latinismo, come il Silvano. Quest'ultimo idronimo allude evidentemente alla prevalenza del bosco in queste contrade. Questo, nonostante le spoliazioni vistose che, verso il feudalesimo, il patrimonio boschivo ha subite, è tuttora evidente. Si evince tuttavia da documenti assai antichi, risalenti all'età angioina, la possibilità che il fiume Carapelle si chiamasse nell'alto medioevo Calicernus. È significativo a questo proposito che la contrada all'interno della quale le sue sorgenti si collocano, ubicata alle falde del monte Saraceno di Cerce Maggiore, si chiami tuttora Cacerno. Il fiume prende nome dalla contrada che lo origina. La struttura della parola, Calicernus, riconduce all'ambito linguistico latino. Questo idronimo, così come quello che identifica il fiume in cui il Carapelle si immette, o come quelli che identificano altri torrenti del comprensorio, ad esempio il Fezzano oppure il Chiusano, contribuisce a restaurare il quadro idronimico premedievale della Valle del Tappino. Varie fonti medievali, che si collocano cronologicamente tra l'età normanna e l'età angioina, tramandano l'esistenza di un feudo, verosimilmente dotato di castrum, da rintracciare, così sembrerebbe potersi evincere dalla lettura di tali documenti,
nell'ambito territoriale gravitante sulla bassa valle del torrente Caravelle. Questo feudo viene di volta in volta denominato come Pesclum, Pesculum Calaceni, Pesco di Altiero, Pesculum cum Altino, Pesculum Altinum, eccetera. Il suo territorio, che potrebbe coincidere con quello costituito dalle tre contrade di cui sopra si è detto, o forse con la sola porzione centrale di questo raggruppamento, quella costituita dalla contrada Pescarello, confinava sicuramente a ovest con i territori pertinenti ad altri due castra, quello di Santa Maria in Ranula e quello di Cantalupo. Il Tappino divideva il territorio di Pesco da quelli di Catello e di Pietra di Catello. Le pertinenze territoriali di Pesco si trovavano, già a partire dalla fine del XIV secolo, nelle disponibilità della importante famiglia di Boccapianola, feudatari all'epoca, peraltro, della stessa Pietra Catella. Confluì a seguire, per lignaggio matrimoniale, nel patrimonio dei De Capua. Dalla documentazione d'archivio si capisce come, prima che si arrivasse alle versioni del feudalesimo, la famiglia Ceva Grimaldi, signora su Pietra Catella, esercitasse sulle pertinenze di questo feudo un controllo incisivo. Dalle fonti si apprende inoltre come nel suo ambito si trovasse, almeno a partire dal XVI secolo, un monastero denominato Santa Maria di Pescarello, dato agli agostiniani. Nel feudo, così testimoniano i catasti, si trovava, ancora nel XIX secolo, una vacchereccia caratterizzata verosimilmente da notevole respiro strutturale, proprietà, diceva Grimaldi. Proprio la presenza delle suddette due strutture, connesse evidentemente alla viabilità tratturale che irraggia la zona, aiuta a definire meglio la possibile valenza economica del feudo, che sicuramente a partire dall'età aragonese sarà stato sfruttato nel quadro della grande transumanza. È possibile consolidare l'opinione, già diffusa da autorevoli cultori della storia locale, quali erano Vincenzo D'Amico e Donato Di Vita, secondo cui il territorio di questo feudo dovrebbe coincidere con quella contrada che al presente viene ancora denominata Pescarello. Pescarello è diminutivo di pesco, parola che deriva dal latino medievale pesculum, cioè macigno o roccia calcarea affiorante. Una ricognizione della contrada ha consentito di verificare la presenza di evidenze archeologiche cronologicamente ascrivibili, con buona sicurezza, a periodo compreso tra i secoli XII e XIV e concentrate nei pressi, e in coincidenza, della cosiddetta Morgia della Torre, un imponente rilevato calcareo, emergente dal sostrato argilloso e situato, con impressionante aggetto, sulla sponda del torrente Caravelle. Tale rilievo si trova altresì rappresentato in una mappa catastale degli inizi del Novecento, dove viene segnalato dal toponimo pure evocativo di Torre. In sostanza, sul rilevato calcareo e nei suoi immediati dintorni si trova una distesa di ruderi, ricoperta per lo più da un bosco di querce e di cerri. L'estremità settentrionale del rilevato, che si trova morfologicamente isolata per forma ed altezza dal resto del plateau, è caratterizzata, in particolare, dalla presenza di strutture affioranti, che configurano l'esistenza di ambienti di forma regolare, edificati avvalendosi di una tecnica muraria piuttosto accurata, e sillabati da membrature architettoniche in pietra calcarea, caratterizzate da imponenza e pregio. All'intorno, lungo gli orli erosi del tavolato, si legge la presenza abbondante di reperti ceramici, la cui produzione si può datare tra l'età normanna e l'età angioina. L'evidenza archeologica, nel suo insieme, indizia la presenza, sulla morgia della torre, di un villaggio medievale, fortificato e dotato di un castello, che deve essere identificato verosimilmente nei resti murari più appariscenti, ora descritti, situati sul promontorio settentrionale del Pesco. Il complesso culturale può essere ascritto alla categoria archeologica dei Deserted Medieval Villages. Si tratterebbe cioè di un castello, di fondazione verosimilmente normanna, attorno al quale si trovava aggregato un abitato, che però non sopravvisse al Medioevo. Le fonti diplomatiche dell'età normanna ricordano i nomi di due signori di Pesco, Tristano e Guglielmo. Un
reperto di speciale importanza, rinvenuto tra i ruderi sopra descritti e conservato in una collezione privata, permette di ricostruire il nome di un altro signore del luogo e di identificare finalmente, con certezza, i ruderi presenti sulla morgia della torre, incontrata a Pescarello, nel comune di Pietracatella, con quelli relativi al pesculum o pesco ricordato dalle fonti medievali. Si tratta di un sigillum in lega metallica, conservato per metà, forse intenzionalmente distrutto in antico. Questo ci consegna il nome, ricostruibile con una certa verisimiglianza, inciso in scrittura gotica, di un Robertus de Pesco. Alla pur breve lista dei domini che si avvicendarono nella gestione di questo feudo, tra l'età normanna e l'età angioina, costui andrà peraltro pertanto aggiunto. Con questo chiudo il mio intervento, grazie per l'attenzione. Al 50% sono i toponimi dei nostri centri, sono legati al fatto
che i castelli, i castelli longobardi, erano situati su delle rocce, su delle pietre. E qui dobbiamo immaginare che in questa fase, l'ultima fase dell'organizzazione longobarda, un cavaliere longobardo incaricato di individuare nel territorio un luogo fisico che permettesse di traguardare sull'intero circondario, abbia individuato nella pietra di Pietracatella il luogo fisico dove costruire un primo castello. Ora, i castelli longobardi, non immaginate castelli fatti di torri, di bastioni, sono tre stanze una sopra l'altra, non di tanto. Diceva Machiavelli che i castelli si facevano soprattutto per difendersi dai cittadini, non tanto dai nemici. E quindi il castello aveva la funzione di granaio del luogo fisico dove si poneva colui che aveva contrattato con l'abate la utilizzazione dei terreni e colui che era tenuto a dare 11 parti all'abbazia di quello che ricavava dal territorio. Poi si diventeranno 10 parti, le decime, diventeranno le decime che la Chiesa poi pagherà a San Pietro. Ecco, in questo ambito nasce molto probabilmente il primo nucleo di Pietracatella, che poteva avere non più di 6 o 7 o 10 famiglie, quindi immaginiamo dei centri piccolissimi. La fase che noi conosciamo, che poi dà origine all'insediamento vero e proprio, possiamo con ragionevole sicurezza ritenere che appartenga o all'ultima fase normanna oppure alla prima fase angioina, più precisamente intorno al periodo di Roberto d'Angio, ai primi del 300, quando qui arrivano i francesi che cominciano a dominare il territorio come lunga mano di Carlo d'Angio e poi nel caso del 300 di Roberto d'Angio. Ora, in questo ambito noi dobbiamo distinguere, lasciamo perdere quello che è successo dal 400, dal 500 in poi, lasciamo perdere quello che è accaduto prima dell'intervento longobardo, ma c'è un fatto importantissimo che va tenuto in considerazione e che ci permette di confermare l'ipotesi che Michele abbia fatto su questo confine che era tra il regno bizantino, che si era allargato, si stava per allargare fino alla fondovalle del Tappino per prendere tutta quanta la Longobardia minore, per arrivare a San Vincenzo al Volturno e soprattutto conquistare Monte Cassino, che era il punto di riferimento di tutta la cristianità monastica di quell'epoca. Allora, devo necessariamente fare un piccolo passaggio per far capire che i normanni, di cui noi abbiamo grande stima, in effetti erano degli avventurieri, furono chiamati a difendere i Longobardi, o perlomeno a difendere il regno carolingio, questa parte del regno carolingio, agli inizi del 1000, un velo di Bari che si approfittò di queste soldatarie, erano gente che si vendeva per 4 soldi per mantenere il servizio ad alcuni dominatori. Ora accade che mentre il velo di Bari si fa aiutare dai normanni, dal basso comincia ad allargarsi l'impero bizantino, comincia attraverso una serie di operazioni che ancora oggi fanno parte un poco della politica, quello di comprarsi l'avversario, di comprarsi colui che può essere favorevole a un nuovo assetto del territorio. E quindi accade che l'impero bizantino punti ad allargarsi dalla Calabria, dalla Puglia verso il nord attraverso l'acquisizione della Longobardia. Il punto di riferimento di questa conquista saranno due personaggi, Pandolfo III di Capua e suo fratello Atenolfo, che era preso da parte di Monte Cassino. Ora, questa operazione che permette a Enrico II, che intanto sta in Germania, di intervenire in basso, questa operazione è preoccupante soprattutto per la Chiesa, perché Benedetto VIII e i nomi dei papi, ne sentiamo parlare, quando un papa sceglie un nome già indica la politica che intende seguire. Un papa che si fa chiamare Benedetto VIII è chiaramente filo benedettino. Benedetto VIII è ovviamente filo benedettino, ma filo carolingio, perché non vuole che i bizantini, che hanno un altro tipo di organizzazione, possano allargarsi verso il nord. E quindi Benedetto VIII prega, va in Germania, va a pregare Enrico II di scendere in Italia. Enrico II, detto il Santo, personaggio complicatissimo, che in effetti.
aspetti puntava alla difesa della centralità di Roma come chiesa, e nel 1014 scende a Roma a farsi incoronare imperatore. È l'ultimo degli imperatori carolingi, Enrico II. Ritorna in Germania e riceve la visita di Melo, il quale dice: guarda, devi scendere con un esercito perché la situazione si sta complicando, proprio perché i Longobardi cominciano a schierarsi dalla parte dei bizantini. E allora qui entra in ballo Pietracadella. Questa storia, i codici medievali sono straordinari, perché in una paginetta riescono a sintetizzarti delle cose complicatissime. Bisogna leggerle con attenzione, perché anche nell'antichità si commettevano degli errori, si facevano dei falsi. Quando noi facciamo riferimento a Leone Ostiense, Leone Marsicano, che scrive la storia di Monte Cassino e quindi tutte le complicazioni che ci sono con il potere dei Benedettini, il pezzo scritto da Leone Marsicano non viene concluso, muore prima di concludere la sua opera, che verrà ripresa da un secondo monaco di Monte Cassino, tra l'altro contestato, cacciato, ma poi ripreso da Monte Cassino, Pietro Diacono. Pietro Diacono ritrascrive tutte le storie scritte da Leone Marsicano, e però mentre le trascrive e aggiunge le sue notizie, ogni tanto fa delle interpolazioni, cioè ci mette "secondo me", e quei "secondo me" molto spesso sono diventati fatti storici. Allora, qual è il "secondo me" che interessa particolarmente Pietracadella? È la descrizione del viaggio che lui fa partendo da Ravenna, dove si ferma con un esercito di 71.000 soldati che divide in tre tronconi. Un troncone viene affidato a Pellegrino di Colonia, deve scendere e andare a Roma, prendere il Papa, portarlo a Monte Cassino, cacciare l'abate Amenolfo, insediare un nuovo abate e andare a prendere il prigioniero Pandolfo III di Capua. Un secondo esercito è comandato da Poppone di Carinzia, che fa la dorsale appenninica e deve arrivare a Pietrabondante, dove deve battere Borrello, uno dei conti che si era schierato a favore dei bizantini e che poi ospiterà Adenolfo, che viene proprio da Monte Cassino. Il terzo esercito, quello più potente, è comandato proprio da Enrico II in persona. Da Ravenna lui parte, fa tutta la via Adriatica, fa un giudicato importantissimo con il quale una sentenza, ecco, da un giudizio si direbbe oggi inaudita altera parte, senza sentire l'avversario, arriva e decide, in poche parole, si chiama giudicato. Si ferma in un monastero, in un convento, Sanctus Petrus in Planaci, e qui c'è l'interpolazione di Pietro Diacono, dice "returimus in comitatu teatino". Ora tutti gli storici hanno dato per buono questa localizzazione, quindi hanno fatto passare Enrico II per Chieti, facendolo arrivare a Campo di Pietra per poi proseguire e andare a Benevento, dove si sarebbe dovuto incontrare, dove sarebbe dovuto arrivare insieme a Benedetto VIII, che veniva da Monte Cassino, quindi avrebbe fatto un'altra strada, insieme a Poppone di Carinzia, che scendeva da Pietra. Nasce un problema: gli avversari di Enrico II sono i conti longobardi che stanno organizzando il grande tradimento. A San Pietro, a Sanctus Petrus in Planaci, fa un giudicato contro i conti longobardi di Termoli e toglie loro 5 castelli. Ancora oggi in parte esistono Pietra Placida, altri castelli attorno a Termoli. Fa questo giudicato, dopodiché fa un secondo giudicato a Campo di Pietra. Ora è un po' strano che si faccia un itinerario passando per Chieti, per scendere a Campo di Pietra, per risalire poi a Sepino, per poi scendere a Benevento. In realtà, e questo Sanctus Petrus in Planaci, se noi togliamo quel Returimus, riteniamo, è qui dietro, si trova Sanctus Petrus in Planasia, che sarebbe Pianisi, uno dei due centri, ed è una chiesa longobarda di grande interesse, piccolina, che sappiamo tutti essere longobarda, sappiamo tutti essere importante, ma nessuno aveva localizzato in questo Sanctus Petrus in Planaci proprio il passaggio di Ludovico, di Enrico II. Allora, chiarito
sapendo questo si chiarisce pure che cosa è accaduto. Questi re, questi imperatori, quando arrivavano erano un po' come i ministri di oggi. Il sindaco si avvicinava e chiedeva dei decreti ministeriali per il proprio paese, per il proprio monastero, per la propria contea. E quindi è presumibile che l'abate, uno degli abati di Termoli, proprio nell'arrivo di Enrico II, chieda di fare questo giudicato, senza neanche sentire l'altra parte, e fa questo giudicato. Allora questo giudicato non può essere fatto lo stesso giorno in cui è passato per il paese che è interessato. Quindi è passato per Termoli, ma qualche tempo dopo, pensate, ci ha messo 3 mesi per arrivare da Sanctus Petrus in Planaci fino a Benevento, quindi è presumibile che nella tappa successiva abbia fatto il giudicato riferito alla tappa precedente. Quindi sembra logico che il passaggio sia per Termoli, Campomarino, San Martino in Pensilis. Da San Martino in Pensilis parte quella strada che a volte viene chiamata via Antigua, a Latino viene chiamata via Francesca, sarebbe la via Francigena, cioè l'asse viario costituito proprio da Carlo Magno per mantenere i collegamenti trasversali rispetto alla penisola italiana. Qui non sono le strade che vengono dalla Germania, e quindi Campomarino, San Martino in Pensilis, Larino, Casa Calenda, Sant'Elia Pianisi o Pianisi, Pietra Catella, e da Pietra Catella, seguendo l'antico trattore Castel di Sangro Lucera, arriva a Campo di Pietra. A Campo di Pietra fa un secondo giudicato, questa volta non a favore dei duchi, dei conti, degli abati di Montecatini, ma dell'abate di San Vincenzo a Fortuna. Siamo nel 1022. Restituisce alcune terre, anche lì in quel caso erano terre usurpate che vengono assegnate, e quindi diventa logico continuare questo tracciato che costituisce esattamente il confine che si stava creando, perché la cosa più logica per arrivare a Troia, il suo obiettivo era di arrivare a Troia, dice no, doveva ricostituire i tre eserciti che vengono riuniti a Sepino. A Sepino arriva il Papa Benedetto VIII, arriva Poppone di Carinzia e insieme vanno a Benevento. Da Benevento poi cercheranno di assalire Troia, che era di fondazione bizantina. L'assalto andrà male perché la peste decimerà l'esercito. Poi c'è un fatto bellissimo, perché lì a Troia il Enrico II ha una colica renale, il mal di pietra, e pensate, questa storia poi verrà utilizzata per stabilire definitivamente che a Monte Cassino ancora rimanevano le reliquie di San Benedetto, perché quando con questo problema arriva a Monte Cassino e gli prega sulla tomba di San Benedetto dove le ossa erano state rubate, quindi non si era sicuri che gli stessero le ossa, e c'è la descrizione dell'espulsione dei calcoli, e quindi questo miracolo è quindi da parte del Benedettino l'affermazione precisa che San Benedetto stava ancora lì a fare miracoli. Ora questa è raccontata una piccola storia che permette però di capire l'importanza che aveva questo caposaldo nel territorio ai limiti tra la Lombardia minore, che era diventata, stava per diventare bizantina, un insegnamento come quello di Pietra Catella che merita di essere collocato nella storia con tutti i titoli che la storia pretende. E si trova nella chiesa di San Giacomo Apostolo, la chiesa anche più importante, più antica, per esempio, di Pietra Catella, anche il corpo è molto della fase, diciamo, castello, poi la datazione molto probabilmente era a metà del 1300, è sicuramente un artista locale che ha visto però opere presenti a Napoli, dove a Napoli c'era già, diciamo, un'attenzione per quei modelli d'ottappe, quindi già c'è, diciamo, un'attenzione per quel gusto gotico. Infatti questa tipologia di crocifisso è un crocifisso di iconografia del Tisio Pazienz, c'è un Cristo morto, vedete un attimo la testa declinata sulla spalla, le volte abbassate, che era tipico dell'arte medievale, il dettaglio del volto, già insomma è evidente, diciamo, questa attenzione del naturalistico, ma soprattutto vedete qui, soprattutto nel modellato del costato o del panneggio. Il crocifisso presenta comunque anche una serie di problematiche conservative, perché comunque nel corso dei secoli ha assorbito una serie di maneggiamenti, sono mancanti parte dei piedi, della manovra destra e parte delle dita
sinistra. Ovviamente, essendo una scultura lignea, non è che veniva scolpito un unico. E poi, nell'ultimo restauro, quello del 2000, abbiamo visto figurativi tipo stelle o elementi pittoriali, posti sul perizoma, realizzati con quest'opera rossa. E vedete pure qui, questo è un altro dettaglio, diciamo, proprio dell'assemblaggio. E sto utilizzando anche un altro materiale, vabbè, questo è un altro dettaglio, diciamo, da parte del braccio. Vedete, la parte del retro, il retro veniva scavato perché le retro più leggere, si è visto che praticamente il retro del perizoma non è legno, ma bensì è un tessuto, probabilmente si è ipotizzato potesse essere pergamena. E su questa pergamena poi sono stati stesi le distanti per a gesso e colla, e poi ovviamente sono stati sovrapposti per la pellicola pittorica. Adesso arriviamo ai confronti. Questo si trova a Napoli, nella chiesa di Santa Maria di Donna Regina. Diciamo che il confronto è abbastanza calzante, insomma, se c'è qualità, soprattutto nel volto, lo stesso vale, il tipo anche di con cui è stato trattato, perché sono anche il costato, ad esempio anche qui per il zona, anche se sono speculari, però se ci fate caso, insomma, il confronto regge, e proprio questo ci mette in evidenza. Questa è sicuramente un'opera di un artista napoletano che si rifà a modelli d'ottappe, e quindi diciamo a Piracatella probabilmente ha lavorato qualcuno che comunque ha visto questa scultura, o comunque ha visto questo tipo di modelli di sculture che comunque nella capitale del regno ormai erano molto diffusi. Ormai siamo, diciamo, in una fase di passaggio dal romanico al gotico, quindi la prima metà del 300. Parliamo un po' delle vicende conservative. Allora, diciamo che i primi documenti storici che attestano, diciamo, la presenza di questo crocifisso all'interno della chiesa di San Giacomo, che noi lo sappiamo con precisione, che a partire dalla fine del 600, grazie ai decreti emanati dal cardinale Orsini, poi fu solo Paolo il XIII, il crocifisso era presente all'interno della chiesa. Il cardinale Orsini nel 1699 raccomanda che si dipinga la trave che sostiene il crocifisso, nel 1707 che si incollino le cariche che rivestono il trave, nel 1711 che si adatta secondo l'arte dei cambiamenti il grande crocifisso, nel 1717 che si rinfreschi la pittura dell'immagine di Gesù Cristo. Quindi, diciamo, già questi elementi attestano che il crocifisso, c'erano state tutta una serie già lì, anche di maneggiamenti, ma questo è un fine devozionale. E poi tutte queste cose poi le ritroveremo poi, infatti già in queste due fotografie, che sono ovviamente degli anni 50-60 del secolo scorso, già si evidenziano tutte queste problematiche, queste sopravvissioni. Quindi che noi dalla fine dai primi del 700 abbiamo un vuoto. Poi grazie al colonnello di vita nel suo testo della Catella, ovviamente sappiamo che negli anni 50 del Novecento il crocifisso viene spostato, perché in chiesa sono stati fatti una serie di lavori di ristrutturazione, nella chiesa, nella casa dell'allora arciprete. Sappiamo con sicurezza che il crocifisso negli anni 60 è presente nuovamente in chiesa. Queste sono due foto che fece la professoressa Olga Angiolito per la sua tesi di laurea, e quindi, diciamo, attestano, diciamo, che il crocifisso era posto su una parete all'interno della chiesa. E comunque già si vedono le condizioni molto molto precarie, se ci fate caso parte del braccio era completamente staccato dal corpo del Cristo, il Cristo si manteneva alla croce per mezzo di bende, vi erano molte sopravvissioni, completamente sporco da strati ovviamente di polvere e altro. E se andiamo avanti, questa è un'altra fotografia degli anni 70, praticamente precedente al primo restauro scientifico fatto sull'opera da parte della sovrintendenza, della loro sovrintendenza. Notevoli fuori, dovuti soprattutto all'attacco di tali, di agenti xilofici, che avevano completamente mangiato il legno, nonché completamente sporco, completamente disconnesso. Questo restauro, quello che si è cercato di preservare, è stata distanza storica, nel senso che dopo un primo consolidamento, una struccatura delle lacune più importanti, si è seguita una pulitura che però non è andata a togliere tutto ciò che era stato posto nei vari secoli, bensì era stato lasciato. Questa colmia, diciamo, bruna del corpo non è dovuta, diciamo, a una fantasia del restauratore, bensì a del paralotti che sarebbe un protettivo che nel corso di pochi anni si è ingiallito, e quindi è arrivata, diciamo, questa colmia abbastanza bruna al crocifisso. Proprio per questo motivo, nel 2000, questo è un altro dettaglio sempre del ritorno di restauro del 76,
Invece si è optato più che altro per distanza estetica, cioè per se sono state tolte tutte le sovrammissioni poste nel corso dei secoli, e comunque diciamo testimoniavano anche il passaggio dell'opera nel corso dei secoli. Durante questo restauro sono state quindi eseguita una pulitura molto radicale, anche in questo caso è stata fatta prima una intestazione con antidato, l'opera è stata messa sotto vuoto per diversi giorni, è stato fatto poi nelle parti dove era ancora la preparazione originale, è stata reintegrata da quello, dove invece non c'è la preparazione, come ho detto, è stato lasciato il supporto in vista. E infatti, da questo schema che fece diverso anni fa per la tesi, tutte le zone diciamo colorate sono tutte quelle non più originali. Il crocifisso ha avuto un ultimo intervento, più che altro è stata una manutenzione straordinaria, dovuta al fatto che alla fine del 2010, praticamente all'interno della chiesa ci pioveva. E praticamente c'erano delle infiltrazioni di acqua proprio all'interno della propria facciata, e in tendenza ha provveduto diciamo, a questo spostamento del crocifisso. Però nell'occasione è stata fatta anche diciamo, una pulitura di tutte quelle di polveri e di sostanze che si erano comunque sovrapposte alla croce originale, ma diciamo c'era un problema ancora più grave, perché all'interno della chiesa entravano dei piccioni. Le direzioni di guano è molto acido, quindi ha problemi conservativi, e quindi ovviamente è stato immediatamente pulito. E nell'occasione io con la società praticamente abbiamo condotto anche delle indagini igrometriche, un'indagine diciamo non distruttiva, ovviamente sono dei sensori che misurano il livello di umidità superficiale presente diciamo su qualsiasi superficie, e effettivamente diciamo sulle zone dove erano a diretto contatto con la muratura si è registrato un elevato livello di umidità, quindi diciamo è stato provvidenziale, questo mi dico un grazie particolare a Giuseppe, perché andando in chiesa per iniziare il presepe, insomma c'è posto tutto questo problema, e nel giro di pochi giorni è stato realizzato il tutto. E quindi il crocifisso provvisoriamente è stato spostato sulla parete di destra, ma non appena diciamo ci saranno i fondi, la sovrintendenza riuscirà insomma a risolvere il problema della controfacciata, mi auguro insomma che il crocifisso venga riportato nella sua posizione originale. Grazie. Ogni anno giovanotti che su un banno da qua e da là tenevano un panzere sulla beve a magna, e dentro mi cresceva sulla legge la gioventù, e io mi credevo che quella anziana iva più, e mo sono fatta anziana e mi resente già, mi fanno male i cose che non posso camminare, e a forza che tenevo e i monna tengo più. Perciò giorno per giorno i matiani a gioventù, dolore e reumatismo ti resenta tutti via, la porca la vecchiaia che si azzecca vita mia.